Domani 2 giugno si celebra il 76° anniversario della fondazione della Repubblica con una cerimonia ufficiale coordinata dalla Prefettura di Biella che inizierà alle 9:30 presso i giardini Zumaglini, dove ci sarà la deposizione della corona in memoria dei caduti. La cerimonia proseguirà poi alle 10 presso il cortile della Prefettura che nell'occasione manterrà i cancelli aperti per consentire ai cittadini di assistere dalla stessa Via Repubblica. Agli onori militari seguirà la cerimonia dell'alzabandiera. Le marce e l'inno nazionale saranno eseguiti dalla banda musicale Giuseppe Verdi, mentre altri brani saranno proposti dai musicisti dell'Accademia Perosi. Spazio sarà anche dedicato agli interventi di giovani studenti che rifletteranno sul tema della democrazia, della speranza e del futuro. La cerimonia si concluderà con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica concesse dal Presidente. Riceveranno il diploma di Cavaliere della Repubblica Gianfranco Basile, Barbara Bragante, Antonella Croso, Claudia Gatta, Paolo Manzoni, Roberto Vittorio Polastri, riceverà invece il diploma di ufficiale della Repubblica Italiana Ezio Mazzoli e saranno consegnati ai familiari di Ezio Abate e Ferruccio Sardo le medaglie concesse ai cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Sarà anche allestita presso la prefettura una mostra pittorica Vita in Vista, curata da Claudia Ghirardello. A Valdilana, nella conca dei rododendri, il coro Cesare Rinaldo si esibirà alle 11 e alle 15 presso l'installazione dell'artista Dan Graham. Grande concerto per la festa della Repubblica, anche organizzata dalla Filarmonica Cossatese in collaborazione con il Comune, alle ore 16 domani presso il mercato coperto di Cossato.